Ciao a tutti, se vi piacciono le chitarre, se vi piace il buon vino, se vi siete stancati dei soliti abbinamenti, allora benvenuti a Battle Snack. L'idea di questo programma parte da una semplice domanda: e se fosse possibile abbinare una chitarra con un buon vino? È quello che cercheremo di capire con i nostri ospiti questa sera. Intanto, grazie a tutti per essere venuti qui. E ci troviamo presso la cantina Pialli, grazie ad Alessandro che ci ha invitati e grazie ad Andrea, come al solito, il nostro artista musicista. Partiamo con il primo strumento. Andrea, se vuoi parlarci un po' del tuo strumento, è una bellissima Telecaster. Ciao a tutti, questa è una bella Telecaster del 68. Che ho pensato appunto di portare per questo abbinamento chitarra-vino. È una chitarra che per me ha un valore musicalmente apprezzabile, perché suonando ormai la chitarra da 30 anni, quando iniziai trovavo questo modello un po', non riuscivo ad apprezzarlo perché è troppo difficile da suonare e apparentemente anche con un suono grezzo, semplice. E poi invece, crescendo, dopo qualche anno ho imparato ad apprezzarlo come un buon vino affina e spesso talvolta dà degli ottimi profumi, sentori, sapori. Questa chitarra ha avuto questo tipo di percorso, l'ho apprezzata dopo molti anni che suonavo e mi sono fatto questo regalo, insomma. Per questa chitarra abbiamo pensato di suggerirvi questo abbinamento, grazie anche ad Alessandro che ci ha fornito questo splendido vino. È una garganega lasciata macerare sulle vinacce, è quasi direi un orange wine, si vede comunque ha un colore intenso, un colore che vira proprio all'arancio, è un buccia di cipolla come volendone parlare tecnicamente, e ha comunque una serie di sentori. Questa è una chitarra del 68, è una chitarra che comunque per la sua costruzione è squillante, è brillante, talvolta anche un po' acida, e allo stesso tempo però l'invecchiamento e i legni, l'assestamento dei legni ne hanno smussato in qualche modo l'asperità. È una chitarra che è assolutamente piena di sfumature e assolutamente piacevole da ascoltare, e direi che proprio viene proprio in analogia con questo vino. Lo assaggiamo. Commenti direttamente dal produttore. Beh, è un vino che siamo al secondo anno, sono tutti vini sperimentali ancora, no? È una garganega a maturazione tardiva, viene raccolta dopo, è per ultima, diciamo, è l'uva che lasciamo su di più in vigna. Vendemmia solitamente si fa nel primo di ottobre, ma arriviamo anche intorno a metà ottobre, la seconda dell'annata. Questo è un 2017, quindi è un'annata calda, è molto... Sì, l'uva era proprio arancione, infatti ha preso un po' il colore dell'uva quasi in appassimento. E 12 gradi e mezzo, quindi è un vino che tutto sommato conserva la sua fluidità, la sua facilità di beva. Ha questa bella freschezza nonostante l'invecchiamento, viene invecchiata 15 mesi in barrique. Ecco, un vino sperimentale. Beh, una certa complessità direi come vino, in effetti sì. Senti comunque l'affinamento, senti comunque la nota del legno e senti anche quello che passano le vinacce, ovviamente, nella macerazione. Con la macerazione andiamo proprio a estrarre materia, sostanza, e poi con il legno si affina un po' il tutto. Sono legni che devono ancora fare la loro evoluzione, è un vino che deve ancora andare in bottiglia
ma a distanza di qualche anno darà il meglio di sé. Wow. Come le belle chitarre. Come le belle chitarre. Bene. Come si chiama, per concludere questo? Questo si chiama Ombra d'Ambra. Ombra d'Ambra, beh. Ombra d'Ambra. Azzeccatissimo. E è già acquistabile questo vino? Beh, l'annata 2016 ce l'abbiamo già in commercio, ma l'abbiamo praticamente esaurita. E il 2017 sarà pronto tra circa 3 mesi, 4 mesi. Nella slide conclusiva che metteremo alla fine di questo filmato, metteremo, se hai piacere, qualche numero utile, qualche tuo riferimento, in modo che se ci fosse qualcuno di interessato può contattarti. Esatto.